Allora, siamo venuti a Flecu, che è un pub del 1499, vendono solo un tipo di birra, che è questa lager scura, una gradazione di 5 gradi, e la fanno in questo edificio. No, adoro, c'è anche il suonatore. Meraviglia! Ho preso le salsicce miste per il bimbo, e io ho preso pezzi di maiale arrosto di Moravia, buoni con i loro dumplings, con i loro gnocchi di patate grandi. Qui sono alla statua di San Venceslao, questa zona è una città nuova, quindi a Nove Mesto. È una zona che era abitata soprattutto da artigiani, birrai, fabbri, mercanti, e si trova la sua area intorno a tre piazze. Piazza Carlo c'erano bestiame, Piazza San Venceslao, che è questa qui che è strana perché più che una piazza è fatta in lungo, e c'era il mercato dei cavalli, e poi la piazza Senozvane, che era il mercato del fieno. E in questa zona, la città nuova a Nove Mesto, vivevano quelli meno abbienti. Qui c'è un tributo a Jan Palach e Jan Zajic, che sono considerati degli eroi martiri nella lotta contro il comunismo e per la libertà della Repubblica Ceca. Si immolarono dandosi fuoco. Vicino alla statua di San Venceslao, accanto a Kentucky Fried Chicken, c'è il Palazzo Phoenix, non so, e dentro c'è questo ristorante con i trenini. No vabbè, ciao, noi siamo completamente infrenzi per questi trenini che arrivano, che arriva sia il bere che il mangiare sul trenino, poi quando sta per ripartire comincia a lampeggiare il rosso, quindi vuol dire che sta per partire, prendi la tua roba, o vieni abbastanza presto, o se no è meglio prenotare perché aveva quasi tutti i tavoli pieni. Che sta arrivando, secondo me è il nostro, eh? E lì c'è la zuppa e il panino. Eccolo! Senti, ti suona? Dai! Zuppa di cipolle, ti si ferma davanti, ti suona e ti avvisa, te devi prendere la tua roba che ha il tappo sopra. Infatti per riportarlo via ci devi rimettere il tappo dopo.